Allora, tutti ci sorridono, tutti vogliono fare una foto con la macchina, vogliono farci una foto, sono veramente tutti contenti. La gente ci suona e appena mi hanno dato l'ok mi sono organizzata per vaccinare tutti i miei pazienti. Guida lui, io ho imparato a fare la doppietta che non è facile, io sono abituata a un altro tipo di macchina. Ho iniziato da una passione di mio padre che colleziona automobili 500 all'epoca e con lui partecipiamo ai raduni che ci sono sul territorio, ad esempio Cortina. Ogni anno portiamo una macchina allestita in modo diverso. Nel 2020 abbiamo allestito appunto una 500 a mo' di ambulanza. Da quello ci è venuta l'idea di portare i vaccini a domicilio, i vaccini anti-influenzali, nell'ottobre del 2020 tramite con la macchina di mio padre. Questo lo facciamo ogni anno. Però l'idea di portare la macchina ha rallegrato praticamente tutti gli anziani del paese. Lui, oltre a essere mio padre, è stato il mio tutor, quindi mi ha insegnato molte cose della medicina. Tuttora mi insegna a usare bene la cartella clinica, se ci sono casi particolari ci confrontiamo sempre. Per cui lui è andato in pensione a luglio del 2020, continuiamo questa collaborazione e mi aiuta tanto in questo periodo di lavoro intenso, perché lavoriamo veramente tanto noi medici di famiglia e siamo anche abbastanza stremati a questo punto. Sì. L'Orso 1 Dolomiti si sta organizzando per vaccinare a domicilio. Tutti i medici di famiglia della provincia di Belluno sono attivi. Appunto, la cosa più importante è l'organizzazione in questo, ma siamo tutti che ci rimbocchiamo le maniche e pronti nella vaccinazione. Preparo i 10 vaccini, poi parto. In ogni caso io devo stare 15 minuti e 15 minuti non so mai, perché l'anziano vede il mio arrivo come una gioia, no? Aspettano tutta la settimana il mio arrivo, ci sorridono, tutti vogliono fare una foto con la macchina, vogliono farci una foto, sono veramente tutti contenti, la gente ci suona quando passiamo per le strade, le altre macchine ci suonano. Guidate a turno, guida lei. Guida lui, io ho imparato a fare la doppietta che non è facile, io sono abituata a un altro tipo di macchina, per cui guida lui, perché a me viene l'ansia se faccio la fila dietro.